Ciao a tutti, questo video per parlare dell'articolo 595 del codice penale della Costituzione italiana, diffamazione. Vediamo un po' cosa dice questo articolo. Per diffamazione si intende chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito. Per reputazione si intende la stima goduta dal soggetto nella comunità di riferimento. La reputazione è lesa quando chi legge o ascolta il messaggio può plausibilmente convincersi della verità della narrazione infertagli. Quando il messaggio viene veicolato da un forum, un sito internet, sul web, diventa diffamazione. Ovviamente di solito la persona diffamata è assente. Parlo dell'articolo 595 del codice penale italiano, in quanto con l'avvento dei social network, di internet, quindi l'uso dei social, Facebook, Instagram, YouTube, succede spesso che durante i forum, nelle live, nelle comunità dove si interagisce con più persone, avvengono delle diffamazioni da parte di qualcuno. Ricordiamoci che chi detiene un sito internet, un blog, un forum, un canale YouTube è comunque è obbligato, quindi ha il dovere di non incentivare la diffamazione. Quindi far sì che la reputazione di ogni soggetto che partecipa al proprio forum, al proprio canale, sia in qualche modo tutelato in primis da chi ha creato il canale. Anche l'imbarazzo che una persona può subire e si può risarcire è punibile. Il diritto all'onore e alla reputazione aspetta a tutti. È un diritto, come si dice appunto, diritto all'onore. Prima di arrivare magari a dover poi scegliere strade che sono sicuramente più penalizzanti, no? Con querele, denunce che hanno sicuramente un seguito, una sanzione più rilevante, ebbene che la persona che magari viene diffamata, alla quale viene tolta una buona reputazione, vengano fatte delle scuse, magari pubblicamente, in modo tale che questa persona possa riappropriarsi della propria reputazione. E ognuno di noi appunto può e ha il diritto di godere della stima altrui. Ci sono persone che oggi aprono canali YouTube, magari sono anche canali piccoli, dove però il titolare del canale viene comunque stimato, viene comunque ascoltato, gode di una buona reputazione per i video, i messaggi che trasmette. E quindi, anche se non è un colosso del web o un colosso del tubo, ha gli stessi diritti di tutti gli altri, quindi di non essere diffamato. Capita spesso che nei canali ci si incontra, ci si incontrano magari altri YouTuber,
E se si permette di discriminare uno piuttosto che l'altro, diffamandolo, mortificandolo, privandolo appunto dell'onore, poi succede che questo non va più bene. Quindi magari, ovviamente prima di parlare, pensare a diffamare qualcuno. Che è ben diverso dal sacrosanto diritto alla critica. Si sa che la critica indubbiamente non può essere oggettiva per forza di cose, ma la critica è un diritto se vogliamo poter criticare. È diverso è andare a diffamare la persona in questione. Sono proprio due cose completamente diverse. Tante volte ad una critica non si sa reagire con le parole e si prosegue poi con la diffamazione dell'altra persona, proprio perché non ci si sa difendere a parole. Quindi, concludendo, sbagliare si può, chiedere scusa è un dovere. E pagare il conto diventa poi un obbligo. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale della Pink. Un bacio. Ciao ciao.